Buonasera a tutti i nostri amici ascoltatori e benvenuti per questo appuntamento speciale con l'Osservatorio Antimafia con Antonella Entrenò. Ugo Lombardi. Salutiamo come sempre Rosario Moreno per la regia centrale da Treviso. Ciao Rosario. Ciao Rosario. Buonasera a tutti quanti. Salutiamo il nostro direttore Massimo Bonella, direttore appunto di PianetaOggiTV.net. Buonasera Massimo. Buonasera Massimo. Sì, buonasera da Venezia. Voi. E diamo il benvenuto ai nostri ospiti. Questa sera abbiamo il piacere e l'onore di ospitare Salvatore Borsellino, fondatore e presidente del movimento Le Agende Rosse. Ben trovato, dottor Borsellino. Buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. E Aaron Pettinari, redattore di Antimafia 2000. Buonasera, Aaron. Buonasera. Buonasera a tutti voi e a tutti quanti gli ascoltatori. Un saluto carissimo a Salvatore. Ciao Aaron. Bene, allora, come sempre, passiamo la linea a Massimo Bonella per le ultime news, per gli ultimi aggiornamenti. A te, Massimo. Sì, dunque, veniamo da Venezia, sono le 22:11, siete collegati con la redazione giornalistica di PianetaOggiTV.net. Abbiamo un'ultima ora, c'è stato un altro naufragio, si parla di 40 morti al largo della Libia. Poi un'altra notizia ci è giunta oggi in giornata, la NASA annuncia c'è stato, scusate, è stato trovato un nuovo pianeta Terra. Veniamo ora alle altre notizie rapidamente per dare subito la parola a voi per questa importante trasmissione. Tra altre cose ho visto già in collegamento il dottor Salvatore Borsellino, che saluto, ho avuto modo oggi di sentirlo su una nota trasmissione radiofonica. Veniamo, dicevo, alle notizie. Dunque, non può essere che in primo piano Crocetta. L'attacco al presidente della regione è stato un attentato alle istituzioni e alla democrazia, lo ha detto il governatore della Sicilia, Crocetta, all'Assemblea regionale siciliana. Non posso dimettermi, tutti sanno che quella intercettazione non c'è, ha detto Crocetta a proposito della frase che il medico Tutino gli avrebbe detto al telefono. Lucia Borsellino va fatta fuori come il padre. Sono stati giorni di dolore, prosegue, ma la richiesta di andare al voto è irricevibile perché strumentale e interessata. Io non mi sento un eroe antimafia, non sono neppure una vittima, anzi la mafia mi dovrebbe denunciare per mobbing. Questo è Crocetta. Proseguiamo con un'altra notizia. Dunque, l'Aula della Camera ha approvato con 287 sì e 82 no le dimissioni dell'ex presidente del Consiglio Enrico Letta. La votazione è avvenuta a scrutinio segreto. La presidente della Camera, Laura Boldrini, ha quindi annunciato la proclamazione della deputata che prende il posto di Letta, Beatrice Brignone del PD. Non mollo la passione per la politica che ho da quando i miei genitori mi portarono a Via Fani. Non mollo, rilancio in altri luoghi, con altri tempi, ha detto in aula lo stesso Letta. Ed è tutto per il momento dalla redazione di Venezia, Pianeta Oggi TV, per quanto riguarda le news. Al termine della trasmissione, se ci saranno altre notizie, ve le daremo. A voi studio, dunque, per la conduzione di questa trasmissione speciale. Grazie Massimo. E non possiamo fare a meno di chiedere naturalmente i vostri commenti a lei, dottor Borsellino, e a te, Aaron, su queste dichiarazioni ultime di Crocetta. Rispondo io. Allora, guardi, si tratta di una vicenda estremamente grave, nella quale per dare un giudizio sicuro bisogna innanzitutto capire se sapere se questa intercettazione è reale o meno, perché questo è ovviamente fondamentale per poter esprimere un giudizio, però si possono fare delle ipotesi. Le ipotesi sono queste: una, se questa intercettazione è vera, allora è un fatto gravissimo, anche perché nella difesa, nell'autodifesa di Rosario Crocetta, l'autodifesa di Rosario Crocetta ha espresso questo concetto. Io mi trovavo in una zona d'ombra e non ho sentito questo, non ho mai sentito queste parole.
mi sembra una difesa debole, debole, molto debole, perché se l'avesse avesse detto io non, no, questa intercettazione non può esistere, perché il dottor Tutino non si sarebbe mai potuto rivolgere a me con queste parole. Ma il fatto stesso che abbia ipotizzato, che il dottor Tutino abbia pronunciato questa parola, è estremamente grave, perché se Tutino ha pronunciato questa parola vuol dire che poteva ritenere di rivolgersi a Cogetta facendo un discorso di questo tipo, e un discorso di questo tipo presuppone che non temeva che Crocetta corresse immediatamente all'autorità giudiziaria per denunciarlo, e si tratta di una minaccia di morte, di una minaccia esplicita, e quindi la cosa è in ogni caso estremamente grave, sia che Crocetta, sempre che l'intercettazione esiste, abbia ascoltato queste parole, che se non le abbia ascoltate, perché però in ogni caso Tutino si è rivolto a Crocetta in quelle, con quelle espressioni, senza temere la reazione di Crocetta, e questo presuppone che ci fosse a monte una quotidianità di discorsi di questo tipo per quanto riguardava appunto l'assessore Lucia Borsellino. E l'altra cosa, considerazione grave, è questa: se queste intercettazioni esistono, come mai un giornale, un settimanale come l'Espresso, possiede un'intercettazione del genere e tutte le procure ritengono di non possederla? Com'è possibile che un giornale possegga questa intercettazione e l'autorità giudiziaria non la possegga? A questo punto dobbiamo fare l'altra ipotesi, che queste intercettazioni non esistano, e allora anche in questo caso il discorso è estremamente grave, perché se per alimentare la macchina del fango, se per eliminare un politico che non si riesce nelle mani in altra maniera, si arriva a ferire così il dolore, i sentimenti della famiglia Borsellino, di Lucia Borsellino, dei figli di Paolo, diciamo proprio nei giorni dell'anniversario, della memoria del loro congiunto, con una costruzione di questo tipo, parlando di fare di saltarinare Lucia, quando Lucia è quella che ha raccolto i pezzi di Paolo in via Lamelo, quella che gli ha pulito il viso, e per alimentare la macchina del fango si arriva a una bassezza del genere, allora vuol dire che il degrado della nostra vita pubblica, della politica nel nostro paese ha veramente toccato il fondo, e anzi il fondo, anche quando crediamo di averlo toccato, poi scopriamo che invece si trova sempre molto più in basso. Aaron? A livello personale condivido innanzitutto l'intervento di Salvatore Borsellino, nelle due ipotesi che ha presentato. Aggiungo due aspetti. Il primo riguardante la questione della notizia, diciamo, che così come è venuta fuori, in questo rimbalzo che c'è stato tra giornale e procura, tra direzione dell'Espresso e procura di Palermo, poi dopo si sono associate le varie procure, ci sono degli aspetti che comunque non sono ancora chiari tutt'oggi, perché ancora oggi il giornale dice di aver sentito questa intercettazione e di avere avuto le assicurazioni che queste parole siano vere da ambienti investigativi da parte di inquirenti. Tuttavia si fanno degli riferimenti nel primo articolo che diciamo da un certo punto di vista sono di difficile comprensione, ovvero per esempio si parla che di queste intercettazioni erano presenti in un'indagine erano state intercettate qualche mese fa, quando invece poi dopo nella seconda smentita che hanno dato, quando la procura di Palermo ha detto che non aveva questa intercettazione, hanno parlato di frasi registrate nel 2013, oppure ancora per quanto riguarda sempre l'intercettazione, l'inchiesta, non viene fatto alcun riferimento nell'articolo a un'inchiesta segreta, mentre invece poi nella giustificazione immediata che viene data si parla di un'inchiesta segreta. Diciamo che questi
aspetti, diciamo, giornalistici non aiutano alla comprensione generale. Sono d'accordo comunque con Salvatore che, a prescindere che sia vera o meno, la situazione resta comunque grave, proprio per il fatto che Crocetta si è difeso in una maniera molto debole. Il governatore stesso ha dichiarato nell'immediato, quando parlava del cono d'ombra dove non avrebbe sentito queste parole da parte di Tutino, lui stesso dichiarava che Tutino parlava male della Borsellino. Allora io mi chiedo, visto che nei giorni scorsi ai microfoni di Sky TG24 ha detto che lui non ha mai tradito Lucia Borsellino, non è mai la tradirà, che ha condiviso ogni sua scelta e ancora di più in questo momento, ecco, la mia domanda è proprio questa: l'ha condivisa anche quando sentiva Matteo Tutino prendere a male parole, anche se non avesse detto quella frase terribile, ignobile, Lucia Borsellino, l'ha condivisa anche in quel momento? Ci sono intercettazioni che insomma prefigurano comunque una certa gravità, per cui a nostro avviso il Presidente della Regione in questo momento forse dovrebbe pensare di dimettersi e non restare in sella. Certo, chiaramente, per avere un quadro completo dovremmo sapere se questa intercettazione è reale oppure no. Il fatto che a tutt'oggi non il giornale che ha pubblicato questa notizia non fornisce ulteriori elementi che ci aiutino alla comprensione, è singolare. Penso che non sia mai accaduto nel corso della storia, perlomeno da quando mi occupo io personalmente di cronaca giudiziaria, ma forse Salvatore Borsellino può smentirmi, magari ricorda anche ai tempi di suo fratello, quando suo fratello era ancora procuratore a Palermo, a Marsala. Cioè, non è mai accaduto che ci sia stata una lunga serie di smentite, procure su procure su procure. Cioè, si è creato un caso nazionale dove abbiamo addirittura, comunque, per cercare nuovi sviluppi, dobbiamo anche vedere quello che accade a livello di Procura Generale della Cassazione, che ha chiesto informazioni al Procuratore Generale Scarpinato. Dobbiamo vedere quello che succede a livello ministeriale. Insomma, si è creato un caso nazionale. L'altra questione che possiamo chiederci è se questa intercettazione, qualora esistesse, chi l'ha data, chi ha fornito questa intercettazione ai giornalisti. Possiamo pensare anche che sia stata un'idea dei servizi segreti o enti altri? Come sono state ottenute queste intercettazioni dal momento in cui i NAS, non solo la Procura di Palermo, ma proprio i NAS, hanno fornito una documentazione in cui dicono che loro non hanno questa intercettazione? Qualora sia esistita, è possibile che siano, diciamo, degli enti terzi ad averla realizzata, proprio come ipotizzava Salvatore Borsellino, magari per dare una spallata a Crocetta, oppure sono altri motivi, oppure c'era proprio l'intento di destabilizzare la famiglia Borsellino o le manifestazioni del 19 luglio? Sono tutte domande che in questo momento purtroppo restano senza risposta, ma a mio avviso sono ben presenti e sono legittime. Certo, che se questa intercettazione è del 2013, come si sente, che vengono puntualmente tirate fuori intorno al 19 luglio, è sicuramente un grave sintomo, anche perché io ricordo ogni anno puntualmente intorno al 19 luglio viene alimentata qualche, di solito, delle polemiche di ogni tipo, e già in questo caso si era venuto fuori diciamo interpretando in maniera distorta quelle che erano le dichiarazioni di Manfredi, di Lucia, quando avevano detto che quest'anno si sarebbero tenute lontani dalle passerelle, e immediatamente alcuni pseudogiornalisti hanno interpretato queste dichiarazioni come una dissociazione dalle manifestazioni che io, mia sorella Rita Borsellino, ogni anno in memoria di Paolo facciamo in Via D'Amelio, senza pensare che a queste manifestazioni sia Manfredi che Lucia Borsellino non hanno mai partecipato. I figli di Paolo da sempre hanno preferito intorno al 19 luglio tenersi in disparte. Allora, quando hanno parlato di passerelle, immediatamente hanno detto sì, si tengono lontano, non saranno quest'anno in Via D'Amelio perché vogliono stare lontano dalle passerelle, identificando a questo punto le nostre manifestazioni in Via D'Amelio come una passerella, quando
quella manifestazione in Via D'Amelio, io e le mie agende rosse, l'abbiamo fatta in Via D'Amelio da 7 anni a questa parte, proprio per evitare le passerelle, proprio per evitare quei politici, quegli avvoltoi che si presentavano in Via D'Amelio, quei rappresentanti delle istituzioni non sempre degni di rappresentare le stesse istituzioni, che si presentavano in Via D'Amelio a portare delle ipocrite corone di fiori per un magistrato che non è stato ucciso soltanto dalla mafia, ma è stato ucciso anche per diretto intervento dello Stato di Reato. Questo proprio perché naturalmente entriamo nel merito della trasmissione, era proprio questo quello di cui volevamo parlare questa sera, i 4 giorni di commemorazione per la strage di Via D'Amelio. Naturalmente il dottor Borsellino, la vita di suo fratello, la professione, la professionalità di suo fratello non era quella del semplice magistrato. Suo fratello aveva intuito qualcosa di ben più grave, non era un'azione rivolta solo all'indagine nei confronti degli affari loschi della criminalità organizzata, aveva ben intuito che c'era dell'altro, qualcosa di molto più grave, qualcosa di molto più destabilizzante per il nostro paese, cioè il dialogo che si era instaurato tra lo Stato e la mafia, quella che oggi viene definita trattativa. Suo fratello era stato lungimirante in questo senso. Guardi, io ritengo e sostengo da anni, prima ancora che fosse partisse il processo a Palermo sulla trattativa, processo che poi in ogni maniera hanno cercato di fermare o di non fare celebrare a Palermo, io sostengo che da anni che la causa accelerante della eliminazione di mio fratello appena 57 giorni dopo l'assassinio di Falcone sia stata proprio questa, perché con mio fratello in vita la trattativa non avrebbe mai potuto andare avanti. Quindi una volta che mio fratello era stato messo al corrente della trattativa, io ritengo il 1° luglio del 92 nello studio del Viminale dove Mancino si era appena insediato, quando ritengo a Paolo, dal ministro Mancino, è stato detto che doveva fermare le indagini sull'assassino di suo fratello, di Giovanni Falcone, perché lo Stato stava trattando con l'antistato, io ritengo che la reazione di Paolo deve essere stata così violenta, così totale, deve aver minacciato di rivelare questa trattativa all'opinione pubblica o di perseguirla come reato, che a questo punto non esisteva che una possibilità, ed eliminarlo in fretta, e non solo, ma fare sparire anche quella sua agenda rossa nella quale Paolo queste cose aveva sicuramente annotato. Dottor Borsellino, rispetto al 92, a parte la maggiore consapevolezza, cosa è cambiato a Palermo? È cambiato, purtroppo non è cambiato una cosa, cioè la scarsa partecipazione dei palermitani a queste manifestazioni di Via D'Amelio, e io questo lo sento come una cosa particolarmente dolorosa, perché ricordo invece il funerale di Paolo in via Cilea, nella chiesa di Santa Luisa del Marigliac, quando il popolo di Palermo si strinse attorno a Paolo, gridando Paolo, 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 e sembrava quasi una promessa di tenere viva la sua memoria, di combattere per la verità, combattere per la giustizia. Oggi purtroppo in Via D'Amelio sono molto più numerosi le persone che vengono da ogni parte d'Italia, spesso con dei sacrifici, e in questo momento di crisi le persone che vengono a gridare verità e giustizia in Via D'Amelio alzando come simbolo la propria agenda rossa, che gli stessi, che i palermitani, i quali invece in Via D'Amelio vengono, ci sono, ce ne sono tanti, ma non quanti io me ne aspetterei e quanto vorrei che ce ne fosse. Aaron, rispetto a quello che dicevi poc'anzi, cioè ad una eventuale intromissione terza nella faccenda delle intercettazioni Crocetta, faccio un piccolo passo indietro. Ma giusto perché Lucia, purtroppo, Lucia Borsellino è stata obbligata alle dimissioni prima che fossero pubblicate queste
queste intercettazioni. Ecco, ti chiedo, a questo punto ha un qualche senso capire se c'è stata o non c'è stata? Perché poi alla fine il dato di fatto è che Lucia Borsellino è stata obbligata alle dimissioni perché lavorava in un contesto a lei assolutamente sfavorevole, un po' come quello che è accaduto al padre, a Paolo, che all'improvviso, come anche Giovanni Falcone, si è ritrovato completamente isolato dalla stessa magistratura. Beh, se si può fare un parallelismo, questo sicuramente può esserci, a prescindere dal tipo di lavoro che ogni singolo che tu hai nominato sta facendo. Per quanto riguarda Lucia Borsellino, da un anno a questa parte, l'ha detto lei chiaramente nella sua lettera di dimissioni, ma l'ha ricordato anche Manfredi sabato alla manifestazione dell'ANM, che appunto da un anno praticamente era consapevole, stava vivendo questo clima di ostilità, dove di contrasti interni al settore della sanità, perché lei in quanto assessore della sanità di quello che si stava occupando. Di fatto con questi personaggi, che poi tra l'altro sono finiti inquisiti, tra cui lo stesso Tutino, cercavano di fare, di allontanarla in qualche maniera, o comunque tenerla all'oscuro di tante altre cose che si facevano all'interno dell'ospedale palermitano di Villa Sofia e non solo. Però di fatto bisogna sicuramente dare coraggio, atto del coraggio e anche del senso di giustizia e del dovere di Lucia, che per un anno, nonostante sapesse anche delle indagini che erano in corso, ha deciso di rimanere al proprio posto. Al momento in cui Tutino è stato arrestato il 29 giugno, ha giustamente preso un'altra strada e denunciato quello che stava accadendo, compresa la solitudine a cui l'aveva lasciata il presidente della regione. Per quanto riguarda quello che hai detto all'inizio, sì, io lo ribadisco, cioè non conta il fatto se sia vera o no, da questo punto di vista non conta il fatto se sia vera o no l'intercettazione contribuisce o meno a peggiorare ulteriormente il quadro, che comunque è già grave di suo. Su questo penso che non ci sia ombra di dubbio, perché il quadro che sta venendo fuori dall'indagine palermitana è quella appunto di un solito sistema di potere con gestione degli appalti nell'ambito della sanità, fatto per i soliti amici, fatto per le solite persone, insomma. E questo comunque non è accettabile. E teniamo conto che storicamente il settore della sanità è uno dei più importanti dal punto di vista anche delle infiltrazioni mafiose. Teniamo conto anche di questo. Per fare un esempio su tutti, abbiamo visto in passato gli interessi di Lima, abbiamo visto in passato gli interessi che gravitavano ai tempi di Cuffaro con Aiello e quant'altro, insomma, all'interno della fino ad arrivare alle indagini più recenti, dove addirittura, se ricordo bene, nell'operazione Verbero c'è un'intercettazione di un boss mafioso che a un certo punto dice a un dipendente, se non erro, a cui chiedevano il pizzo, praticamente dicevano: non ci rompere le palle, che si sa da 100 anni a questa parte all'interno della sanità, insomma, come andiamo noi altri, una roba del genere, o comunque all'interno dell'ospedale come andiamo noi altri. Cioè, quindi l'interesse per il settore sanitario, dove gravitano milioni su milioni, è ovviamente altissimo. Ma questo episodio, Aaron, non potrebbe essere visto come un'attività dislocante rispetto alla priorità di interessi che la gente ha di focalizzare la propria attenzione su un evento che è avvenuto a Palermo, un evento importante, un evento su cui bisognerebbe riflettere, perché tanto le distrazioni sulle faccende della sanità e altro, diciamo che sono roba di ogni giorno. Potrebbe individuarsi come un'attività di distrazione questa? Allora, dobbiamo fare due distinguo. Io non credo che questo... Allora, è possibile che questo caso sia stato tirato fuori, cioè non è un caso il fatto che in prossimità di Via D'Amelio venga tirato fuori un caso di questo tipo. Ricordava prima Salvatore Borsellino che da anni a questa parte
ci sono sempre stati polemiche o comunque dei casi gravi. Io mi ricordo un 5-6 anni fa, se non erro, arrivammo in Via D'Amelio con le dichiarazioni di Rina tramite il suo avvocato Cianferoni. 2 anni fa ci fu il conflitto attribuzione del presidente Napolitano contro la procura di Palermo, 2-3 anni fa. Quest'anno questa situazione, mi chiedi se può essere che ha distratto tanti cittadini. Io, se aggiungiamo questo che è accaduto, quello di cui si parla da qualche mese a questa parte, le polemiche nell'ambito interno dell'antimafia, di cui molte sono magari anche condivisibili, però diciamo questo ultimo attacco che c'è stato all'interno nei confronti, io li metto insieme, Salvatore, quello che c'è stato nei tuoi confronti. Prima eravamo insieme a Trapani alla conferenza di Trapani, quindi per mettere in evidenza come un qualche tuo, diciamo, malaffare o comunque qualche modo per fregare le agende rosse, oppure dimostrare che appunto le agende rosse fanno parte di quell'antimafia urlata che non piace ai figli di Borsellino, e quindi questo distaccamento nei confronti tuoi e di Rita. Lo vedo come una serie di piccoli segnali che poi alla fine può aver portato a tanta gente, a perlomeno i palermitani soprattutto, a andare dietro. Tu li hai chiamati i psico giornalisti o comunque pseudo giornalisti, scusatemi, pseudogiornalisti, che hanno appunto dato spazio a questi tipi di analisi. Io condivido il tuo pensiero, nel senso che credo che siano potrebbero essere legate tutte quante queste situazioni, volte a farci dimenticare quello che rappresenta il ricordo, la memoria più che il ricordo, che si fa in Via D'Amelio da 7 anni a questa parte, perché è una cosa diversa, perché non si fa solamente tenere lontani i politici e evitare le passerelle, ma si fa anche memoria vera, si fa anche un nuovo grido per verità e giustizia, si cerca di fare anche, noi come Antimafia 2000 ogni anno organizziamo un piccolo dibattito, cerchiamo di porre l'attenzione su determinati temi, come può essere il processo trattativa, ma non solo, o il Borsellino Quater, o il Capaci Bis, l'indagine sull'agenda rossa. Queste riflessioni quest'anno non siamo riusciti a farle, o meglio, siamo riusciti a farle ma in maniera minore, perché c'era questo caso montato, che può essere pure vero, è comunque grave, è comunque giusto parlarne, però ho la sensazione come che in un certo senso si è creata questa situazione di crash, se vogliamo. Non so, Salvatore, se sei d'accordo da questo punto di vista. Ma Aaron, non totalmente, perché io ritengo allora delle manifestazioni, delle azioni di disturbo nei confronti delle manifestazioni che io e la Gente Rossa facciamo in Via D'Amelio, ci sono sempre state, ogni anno puntualmente hanno adoperato degli argomenti, come per esempio il mio abbraccio dell'anno scorso a Massimo Ciancimino, e sono volte, secondo me, soprattutto a delegittimare, è un'ulteriore azione di delegittimazione, quei magistrati vivi che noi sosteniamo, quei magistrati che portano avanti il processo sulla trattativa, perché che per questo vengono minacciati addirittura di morte. Io ritengo che questo sia l'obiettivo principale degli attacchi che vengono portati alla gente rossa. Noi non commemoriamo soltanto Paolo Borsellino, il giudice morti, ma facciamo anche un'azione di sostegno dei magistrati vivi e che a rischio della loro stessa vita vanno avanti sulla strada della verità e della giustizia. E io sono spesso chiamato come professionista, come una persona che di professione fa il fratello di Paolo Borsellino. Quando io di professione ho sempre fatto l'ingegnere, lo faccio bene, mi sono sempre tenuto lontano dalla politica e non ho mai diciamo
ascoltato le sirene delle lusinghe della politica che spesso mi sono state offerte. Non ho addirittura neanche accettato il cosiddetto risarcimento che in seguito al processo mi voleva offrire lo Stato, perché ho detto che dallo Stato io prima di tutto pretendo verità e giustizia. Sono altri i mezzi che sono stati adoperati e che vengono adoperati ogni anno appunto per cercare di delegittimare le nostre manifestazioni, e quest'anno hanno voluto chiamare passerelle, identificare la nostra manifestazione con delle passerelle, quando senza minimamente pensate attribuire questa frase di Lucia e di Manfredi per esempio ad un qualche cosa di abnorme. C'è una manifestazione di moda che si è svolta, una sfilata di moda che si è svolta il 19 a Palermo in ricordo di Paolo. È qualcosa di assurdo che il ricordo di Paolo il 19 luglio si possa fare una manifestazione, una sfilata di moda, quando mio fratello, quando è morto, aveva le scarpe sfondate e non era sicuramente la moda il suo interesse, il suo o qualche cosa attraverso il quale lo si possono ricordare. Però quella di quest'anno non è una cosa troppo grossa per ritenere io che possa essere rivolta a delegittimare le nostre manifestazioni. L'hanno fatto, lo fanno in altra maniera, ma in questo caso si è arrivato a qualche cosa di veramente abnorme. Io, se veramente dovessi credere che il degrado del nostro paese è arrivato a questo punto da diciamo tirare fuori delle minacce di morte a Lucia delegittimare le manifestazioni di Adamele, assolutamente non posso crederlo, non arrivo a crederlo, non voglio crederlo assolutamente. No, io non parlavo comunque come fine unico, Salvatore, però è singolare sicuramente il punto di vista che si è stato tirato fuori, come dicevi tu, giusto adesso, insomma, singolare. Una intercettazione del 2013 viene tirata puntualmente in ballo il 19 luglio, sicuramente delle coincidenze ci sono, ma l'obiettivo secondo me non era le nostre manifestazioni, ma era un obiettivo più posto a un livello diverso. Sì, no, per l'intercettazione sicuramente io pensavo anche appunto a quel travisamento di parole, delle parole di Lucia e Manfredi Borsellino, in questo caso. Che sicuramente sono state utilizzate, che poi tra l'altro noi eravamo presenti, io sono testimone del fatto che Manfredi agli eventi dal 17 al 20 luglio non sarà venuto il 19 via D'Amelio, ma era presente a tutti quanti gli altri. Infatti pensate, Manfredi per esempio è venuto a una manifestazione, a un'iniziativa che sicuramente non si può definire come una passerella. Io ho inaugurato quest'anno i locali di una casa di Paolo, così l'ho chiamata, nei locali della nostra vecchia farmacia, un qualche cosa che ho voluto creare con l'aiuto di tanti in via Vetrera, perché possa essere il luogo di memoria di Paolo, in cui la gente possa incontrare Paolo, ma in maniera attiva possa incontrare l'amore di Paolo lì, in quelli locali della nostra vecchia farmacia, dove noi abbiamo passato la nostra adolescenza, e verrà creata una casa di accoglienza per i giovani a rischio del quartiere, nella quale in maniera assolutamente gratuita e senza appoggio da parte delle istituzioni, perché io ripeto, dalle istituzioni voglio verità e giustizia e niente altro, verrà data un'opportunità ai giovani a rischio del quartiere, e ce ne sono tanti, di avere una alternativa alla perversa spirale povertà, emarginazione, criminalità organizzata, insegnando loro l'uso dei computer, dell'informatica, come una volta c'erano le botteghe dei falegnami nei quali gli artigiani insegnavano ai ragazzi il loro mestiere per potergli dare un'opportunità di lavoro. Io qui a questi ragazzi comincerò a insegnare il mio mestiere, quello dell'uso del computer come strumento di lavoro, e non è questo sicuramente una passerella, se si pensa che è stata messa in piedi
senza chiedere nulla alle istituzioni, ma con l'aiuto dei singoli cittadini, delle offerte anche minime di 10, 20, 30 euro che alla fine ci hanno permesso di, con, grazie ai locali della mia vecchia farmacia, della nostra vecchia farmacia e dei locali vicini che ho acquisito personalmente, ci permetteranno di mettere in piedi questa iniziativa che a mio avviso chiamare passerella è veramente abnorme. Dottor Borsellino, sappiamo quanto lei abbia lavorato e quanto sia impegnato per la realizzazione di questo progetto, sappiamo che ci ha tenuto sempre moltissimo. Secondo lei i ragazzi di Palermo avranno il coraggio di venire nella casa di Paolo? Certo che ce l'hanno già, senza che ancora io abbia potuto ancora acquisire i computer, perché per il momento sono riuscito solamente a mettere a posto i locali che erano in uno stato di degrado estremo e renderli, diciamo, fruibili, e ancora però devo addirittura acquisire, riuscire ad avere le postazioni di lavoro, devo riuscire ad avere i computer e tutto il resto, quindi il lavoro è ancora lungo da fare, però ho fiducia di riuscirci. Io faccio l'ingegnere, faccio l'imprenditore e sono abituato, quando mi prefiggo un obiettivo, a raggiungerlo a tutti i costi, e sono sicuro quindi di riuscire a mettere in piedi, anche grazie all'aiuto di Paolo, questa casa di Paolo. Già senza che ancora ci siano i computer, ci sono delle persone che vengono a chiedere quali sono le modalità di iscrizione, come possono iscriversi, e io non solo voglio fare questa scuola di informatica, ma voglio che sia integrata con il quartiere, cioè quello che realizzeremo in questa bottega di informatica saranno degli strumenti che possono servire a quelli che vivono nel quartiere, le tante attività spesso anche turistiche che vi sono nate, per poter gestire il loro lavoro e fare questo con la collaborazione dei ragazzi. I ragazzi devono creare qualcosa che poi sia immediatamente fruibile anche dal resto del quartiere, ed è per questo che già vedo l'interesse da parte della gente del quartiere per questa attività. Non voglio che sia una cosa lì calata dall'alto, ma deve nascere in collaborazione col quartiere stesso. Ingegnere, mettere i computer è una delle tante belle cose che lei sta facendo, naturalmente, ma assieme alla informatica si dovrà anche parlare di politica pulita all'interno di questo laboratorio, anche, soprattutto di politica pulita. Certo, perché la politica è anche questo, la politica pulita è anche questo, questa attività all'interno di un quartiere degradato, se non altro con una particolare caratteristica, all'interno del quartiere dove una volta c'erano soltanto palazzi diroccati, ora questi palazzi sono stati restaurati e sono stati però a questo punto acquisiti da professionisti che sono venuti a abitare in questo quartiere, quindi c'è una, però sono abitati ancora anche i bassi del quartiere, e c'è uno strato di popolazione invece di dove i giovani di questo strato di popolazione sono ad estremo rischio, spesso poco scolarizzati, e quindi cercare di intervenire su questo è politica, anche questo nel senso buono della parola. Comunque a questa scuola di informatica io affiancherò anche dei dibattiti, delle presentazioni di libri che si svolgeranno all'interno di questi locali che serviranno, quindi non sarà la sola attività quella della scuola di informatica. Già per esempio all'atto dell'inaugurazione la sede sono state inaugurate con una mostra del pittore Gaetano Porcasi, il quale realizza dei quadri tutti aventi come tema le stragi che si sono svolte in Italia, le stragi che sono purtroppo spesso
strage di Stato, la portella dalla ginestra in poi, e la gente venendo in questa casa di Paolo ha potuto vedere questi quadri che con un forte impatto visivo, con una l'arte spesso raggiunge direttamente le persone molto più di tanti discorsi o altro, gli dà la sensazione di quello veramente che è il nostro paese lì, come se fossero delle ci sono dei quadri con rappresentano le stragi con dei numeri, sembrano dei numeri civici, in effetti sono gli anni delle stragi, 92, la strage di Piazza della Loggia, le stragi del Trenitalicus, sono tutte rappresentate in questi quadri, e già questo è un qualche cosa che porta la gente a riflettere su quello che è veramente la storia del nostro paese. Quindi una cultura umanistica che deve crescere insieme a quella informatica, non possono non essere insieme. Certo, questo è il mio obiettivo. D'altra parte, diciamo dentro di me che la mia stessa formazione, che è una formazione prevalentemente classica, che poi si è orientata verso invece la parte scientifica, semplicemente per il fatto che io quasi cercavo una mia strada che non fosse sotto il cono d'ombra, che con la sua luce avevo su di me, su mio fratello. Forse anche per questo che ho deciso a un certo punto, a 27 anni, di trasferirmi al nord. Però la mia cultura è fondamentalmente classica, tanto che conosco più di 10 canti della Divina Commedia a memoria, e tanto che proprio nel giorno dell'inaugurazione ho recitato a memoria una cantata siciliana, la Baronessa di Carini, che nella quale proprio nella strage avvenuta a Carini, dove il padre uccise la figlia nel castello di Carini, io ho potuto identificare Palermo uccide il suo figlio migliore, Paolo Borsellino, ed è questo, come dice la cantata, un sacrilegio che senza perdono lo piangeranno lo zocco e l'irrame. Cioè un sacrilegio che senza perdono lo piangeranno, certo, del padre, anche i suoi rami. E ho voluto fare questa descrizione. Al mio via. Sì. Vai. Ecco, ci siamo tornati, siamo riusciti a ripristinare il collegamento, c'è stato un problema legato a un salto della linea DSL, purtroppo il meteo in questo momento non c'è d'aiuto, e Rosario è riuscito a ripristinare tutti i collegamenti. Parlavamo con il dottor Borsellino del valore della cultura umanistica da trasferire ai ragazzi di questo difficile quartiere di Palermo, ma forse, dottor Borsellino, sarebbe arrivato il momento di espandere questa cultura a tutta la nazione. Rivolgo la domanda sia a lei che ad Aaron, naturalmente. Purtroppo devo dire che il degrado del nostro paese, della vita pubblica, della politica, è veramente un qualche cosa che negli ultimi anni direi negli ultimi 20 anni, la coincidenza è che questo degrado è cominciato, e non poteva non essere così, proprio da quella trattativa e dalla conclusione di quella trattativa. Io ritengo che quella trattativa che ha portato alla strage di Via D'Amelio, all'uccisione di Paolo Borsellino, è la conclusione di quella trattativa, perché quella trattativa si è chiusa e si è conclusa, e da quello rappresenta il peccato originale di questa che chiamano seconda Repubblica. È un peccato originale come questo, cioè avere sacrificato un magistrato, un servitore dello Stato come Paolo Borsellino e i suoi 5 ragazzi, a fronte del patto che era necessario, che qualcuno ha voluto stringere con
la criminalità organizzata, e questo perché? Per salvare la vita ad alcuni potenti democristiani che erano in una lista di morte dopo Salvo Lima e dopo la mafia fece pagare alla politica e allo stesso Andreotti, impedendone l'ascesa alla presidenza della Repubblica, i patti non mantenuti a loro avviso. E da allora il degrado è stato costante e dura da 20 anni. Non solo, e si assiste oggi addirittura a un proseguire di questa trattativa addirittura alla luce del sole, perché nient'altro, io credo, in nessun'altra maniera può essere interpretato quel patto del Nazareno in cui il partito oggi al governo in Italia addirittura vuole riformare la Costituzione facendo patti con una persona condannata in via definitiva ed assegnata ai servizi sociali. E questo rappresenta un degrado della vita del nostro paese, da cui poi nascono Mafia Capitale, da cui nascono tutto quello che sta venendo fuori attorno all'Expo, tutta la corruzione, tutto quello che sta venendo a galla, come vengono a galla gli escrementi in un mare sporco. E purtroppo è questo lo stato del nostro paese, ed è necessario altro che un ripristino di una cultura umanistica. Qui bisogna proprio rifondare il nostro paese. Aaron? Condivido le parole di Salvatore Borsellino. Credo anche che per questa riforma, appunto, ci sarebbe veramente bisogno di una rivoluzione culturale che parte in primo luogo dai giovani. I giovani devono essere accompagnati in questo percorso, sicuramente da un esercito di insegnanti, sicuramente da un esercito di buona informazione. Purtroppo molto spesso questa buona informazione oggi è, se parlavamo prima del degrado della politica con Salvatore, che diceva appunto di un premier come Renzi che prende e dice di voler fare le riforme costituzionali con un condannato in via definitiva e oggi ai servizi sociali, magari adesso non più, di fatto succede che abbiamo anche un'informazione che serva e piegata a questo sistema di potere, e questo sicuramente non aiuta ai tanti ragazzi a comprendere quello che accade, quello che è accaduto nella nostra storia. Per questo credo che occasioni come quella la 4 giorni di Via D'Amelio, ma non solo, ogni giorno con le scuole, sarebbe importante fare i lavori con le scuole, diventa importante fare per i ragazzi informarsi anche per altre vie, perché oggi le scuole non a caso credo che siano state distrutte al loro interno. Credo anche che sia arrivato appunto questa continua in ricerca delle informazioni da parte dei ragazzi debba passare appunto da più canali. Questa trasmissione radio è un esempio, dicevo le manifestazioni sono un altro esempio. Una cosa bella che non abbiamo detto prima, forse se l'ha detta Salvatore mi è sfuggita, è il fatto che quest'anno non si è solamente ricordato, cioè specificatamente è stata dedicata, la manifestazione di quest'anno è stata dedicata ai ragazzi delle scorte, persone di cui si parla veramente molto poco. Scusami, io desideravo ricordare i nomi dei ragazzi della scorta di Paolo Borsellino. Assolutamente. Agostino Catalano, Emanuela Roi, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. Grazie di averlo fatto. Doveroso. Ma quando si parla di cultura o di processo umanistico, di recuperi di questi valori, credo che bisognerebbe anche studiare come è stato possibile la costruzione
di alcuni personaggi di cui abbiamo adesso fatto nome, non solo della scorta, ma di alcuni giudici, alcuni vivi e altri purtroppo morti, e quindi studiare la storia di come questa società abbia potuto costruire in tanta corruzione persone così valide. Quello potrebbe essere anche l'inizio di uno studio umanistico. Sicuramente può essere un punto di partenza, dobbiamo prendere sempre, io credo che sia una cosa che deve essere ben chiara, che questi uomini, non eroi, ma uomini che hanno fatto il proprio dovere e hanno per amore più che altro, perché se prendiamo i ragazzi per la scorta hanno fatto il proprio dovere per amore comunque del loro lavoro e delle persone con cui stavano, perché quando muore Falcone, i tanti, Salvatore Borsellino può smentirmi, ma in tanti ragazzi avevano fatto richiesta di poter proteggere il giudice Borsellino. Lo stesso Borsellino è rimasto a Palermo come testimonia più di una volta Salvatore per un atto d'amore. Lo stesso Borsellino parla di Falcone che era morto per noi per un atto d'amore. Ecco, di fronte a queste azioni, che comunque è un atto d'amore che non è solamente per essere eroi, ma semplicemente perché amavano la propria terra e volevano cercare di cambiarla. Ecco, se partissimo da questo, sicuramente forse un domani potremmo avere ognuno facendo il proprio dovere, il proprio mestiere, mettendoci il proprio impegno, forse potremmo avere un'Italia migliore. Io non so se sono un idealista oppure no, però sinceramente lo spero tanto. Quindi lo stereotipo del giudice italiano andrebbe bene anche per la Sicilia o deve essere diverso? La Sicilia è Italia, la storia d'Italia non è distinguibile in qualche maniera da quella Sicilia. Certo, c'è da ricordare una cosa, che tanti giudici che sono stati ammazzati dalla mafia e non solo dalla mafia, e quasi la totalità di questi magistrati sono siciliani. Mi viene in mente un discorso che è stato fatto in Nord Italia, quando alcuni ricordavano che i confini erano stati difesi da loro concittadini. All'interno di quella operazione di difesa però c'erano anche molti altri italiani che erano anche soprattutto siciliani e del sud, quindi credo che l'ingegnere abbia insomma colto nel segno. Salvatore, lei può vederci? Io in questo momento non vi vedo e non ho attivato, provo ad attivarlo perché non ho attivato il video, perché ho paura che richieda più banda e quindi possa dare dei problemi. In ogni caso, no, io non vi vedo, vedo soltanto i vostri logo. Vede soltanto i nostri loghi per il momento. Noi adesso la vediamo. Noi la vediamo. Proviamo ad attivare. Ecco, adesso ci dovrebbe vedere. Si aspetti, l'accetto, vediamo. Ti vedo che sta cercando di attivare la videocamera. Ah, ecco, adesso li vedo. Li vedo. E vedrà anche questa, immagino. Ah, grazie. Questo che è il simbolo della nostra resistenza, una resistenza non passiva, una resistenza attiva, che dopo 23 anni, anche se qualcuno ha detto che in piazza non c'era la folla di qualche tempo fa, noi dopo 23 anni con lei, con Aaron, con tutti i ragazzi della scorta, con suo fratello, con la sua famiglia, con tutti quelli che quotidianamente si impegnano alla ricerca della verità, facciamo resistenza, una resistenza attiva, una resistenza che chiede e pretende verità. E noi di questo naturalmente la ringraziamo, Salvatore. Grazie, dico sempre quanto impegno ci mette lei. A me non interessa il numero delle persone che scendono a manifestare, mi interessa che cosa hanno nel cuore le persone che manifestano. Il numero non è importante, ci possono essere grandi numeri di persone che si muovono come un gregge, ci possono essere numeri diversi di poche persone che però hanno nel cuore tante cose e tanti valori e che per questi valori combattono, non è il numero che è importante.
è necessario quello che si avvenne, è importante quello che si avvenne. Aaron, noi stasera purtroppo abbiamo dei problemi con la linea e non riusciamo a collegarci con il sito di antimafio2000.com. Vuoi per cortesia dare tu ai nostri ascoltatori delle informazioni sugli articoli di maggior interesse pubblicati? Guarda, parlavamo prima del fatto che l'informazione dell'importanza dell'informazione. Oggi c'era l'ultimo giorno di udienza del processo trattativa Stato Mafia. C'è stato il confronto tra il magistrato Olindo Canali, oggi giudice a Milano, ex sostituto procuratore a Barcellona Pozzo di Gotto, e il maresciallo Cibilia. C'è stata anche la deposizione di Gaetano Gifuni, ex segretario generale emerito della Presidenza della Repubblica. Anche oggi sono emerse delle cose interessanti. Penso ad esempio al fatto che Gifuni in qualche maniera ha confermato quanto riferito da Napolitano, ovvero che dopo le stragi del 93, le stragi di Milano, soprattutto quelle nell'immediatezza delle stragi di Milano e Roma, lo Stato, di fatto, le istituzioni comunque sapevano, avevano avuto qualche dritta o comunque avevano contezza del fatto che c'entrasse la mafia. Non solo, quello di cui Napolitano parlava dell'out-out, che il governo si sentiva in qualche maniera, lo Stato si sentiva messo di fronte all'out-out rispetto al 41 bis. Ecco, Gifuni non conferma che il motivo fosse il 41 bis, però già solamente il fatto che già all'epoca, insomma, nell'immediatezza delle stragi si sapesse che c'era dietro Cosa Nostra, dà da pensare, così come dà da pensare il fatto che riferisce che del famoso discorso di Scalfaro nel novembre del 93, dove appunto quel famoso discorso del io non ci sto, in quel discorso addirittura Scalfaro aveva minacciato di dimettersi ai suoi più stretti collaboratori, o comunque voleva dare un segnale di fronte alla crisi che c'era anche all'interno dei servizi segreti, e già anche lì si pensava che potevano esserci delle infiltrazioni o comunque degli interessi servizi mafia rispetto a un cambiamento, diciamo, di Stato. Addirittura che cosa è accaduto durante il confronto tra Canali e Cibilia? Diciamo che dal punto di vista pratico ognuno dei due è rimasto nelle proprie posizioni in merito alla vicenda di Terme Vigliatore e della mancata cattura di Santa Paola. Quello che a nostro avviso comunque alla fine di tutto quanto questo resta è molto semplice, ovvero che della vicenda Santa Paola e Termini Viatore vogliono parlare in pochi e vogliono che si sappia veramente poco. Per fare un esempio, oggi all'aula bunker di Palermo eravamo solamente noi come testata giornalistica e un'agenzia sola, le due principali agenzie non c'erano, non erano presenti, probabilmente più impegnate a seguire i fatti di Crocetta. Possibile anche quello che noi ci chiediamo di fronte a quei fatti sulla mancata cattura di Santa Paola, sulla sparatoria che c'è stata a Terme Vigliatore, dove un povero ragazzo fortunato in Besi è stato scambiato per Pietro Aglieri in maniera incredibile dagli uomini di Ultimo, che poi sono gli stessi che hanno arrestato Rina, perché l'hanno fatto, ma che poi non hanno fatto la perquisizione del covo. Allora quello che noi ci chiediamo è: possibile che una squadra che era tanto esperta come quella di Ultimo possa aver sbagliato davvero un'identificazione di un giovane come Invesi di poco più di 20 anni, scambiandolo con Pietro Aglieri che ne aveva una cinquantina, 40-50 anni? Poi è credibile anche la giustificazione che Ultimo e De Donno danno della loro presenza lì, parlando di una riunione della sezione anticrimine a Messina, per cui Cibilia, che era il più alto in grado all'epoca lì a Messina come responsabile dell'anticrimine, non è stato presente, dice di non aver mai saputo nulla. È possibile anche che questo giustifichi il fatto che Ultimo e De Donno si trovassero comunque
lì nel barcellonese, oppure c'erano altri motivi, come può essere secondo te, se l'accusa appunto il fare scruscio affinché Santa Paola, come poi altri i grandi capi mafia, sono rimasti latitanti. Santa Paola dopo un po' è stato catturato, è vero, però fatto sta che ad aprile è dimostrato le intercettazioni, si trovava a Barcellona Pozzo di Gotto, si trovava nei pressi di Termini Viatore e non è stato arrestato a causa di quella sparatoria. Bene, Aaron, dobbiamo segnalare anche la possibilità di acquistare in formato PDF o cartaceo l'ultimo volume di Antimafia 2000, all'interno del quale c'è un'interessantissima intervista a firma del vice direttore Lorenzo Baldo a Nino Di Matteo. Quindi chiunque fosse interessato all'acquisto del formato PDF o cartaceo è possibile farlo visitando il sito www.antimafia2000.com. Dottor Borsellino, ricordiamo anche il sito delle Agende Rosse. Sì, il sito è www.19 in cifre luglio e lettere 1992.com. Voglio fare una riflessione: è veramente allucinante che era un processo come quello sulla trattativa, nel quale veramente che sta alla base della storia dell'ultima del nostro paese e, ripeto, del degrado della nostra vita politica, pubblica, e ci sia solo una testata Antimafia 2000. Se non esistesse un giornale coraggioso come quello dell'Antimafia 2000, del processo sulla trattativa non si troverebbe una riga su nessun organo di stampa. Quando c'erano i processi sui finanziatini di Erba, sulle venivano addirittura trasmesse le udienze alla televisione. È allucinante tutto questo. Grazie, Salvatore. Ed è proprio per questo che cerchiamo di sostenere con tutti i mezzi a nostra disposizione il lavoro di una redazione che, ricordiamo, è composta da giornalisti che svolgono la loro attività in maniera assolutamente volontaria, per cui è un enorme sacrificio quello che vi vede coinvolti in questa lotta. Ma ripeto, dopo 23 anni, dal 19 luglio 92, siamo ancora tutti qui insieme a parlare, non a commemorare, ma a ricordare e a chiedere comunque che prima o poi ci sia giustizia, ci sia verità per tutti coloro che hanno dato la loro vita e che continuano a darla. Ringraziamo Salvatore Borsellino. Scusa, Antonella, se posso dire solamente una cosa, proprio per dire del valore della giustizia, magari un po' anche di speranza, dare un messaggio di speranza. È giusto ricordare che oggi c'è stato un briciolo, un piccolo pezzettino di giustizia per i familiari della strage di Piazza della Loggia. Di fatto ieri la Corte d'Assise d'Appello di Milano, dopo 8 ore di Camera di Consiglio, ha emesso la sentenza al processo d'appello bis e sono stati condannati all'ergastolo l'ex ispettore veneto di Ordine Nuovo Carlo Maria Maggi e l'ex fonte tritone, quello del SID, Maurizio Tramonte. Questo è giusto per dare una piccola notizia di speranza affinché magari in futuro si possa avere anche verità e giustizia per i tanti altre stragi e tanti altri misteri italiani che ancora oggi sono senza luce. Quanto tempo ci è voluto, Aaron, per avere questa sentenza? Guarda, 41 anni sono passati. Beh, 41 insomma, anni. Quindi siamo a metà percorso, noi abbiamo ancora speranza. La speranza non dobbiamo perderla mai. Ma assolutamente no, Salvatore, assolutamente no. Grazie a tutti voi naturalmente, grazie a Salvatore Borsellino, fondatore e presidente delle Agende Rosse, grazie ad Aaron Pettinari, redattore di antimafia2000.com. Vi salutiamo e vi ringraziamo sempre per l'impegno e per il lavoro che profondete ogni giorno. Grazie. Arrivederci. Grazie a voi. Grazie a voi. Eh no, Salvatore, non mi deve provocare così. Assolutamente fuori la mafia dallo Stato. Bene, grazie a voi tutti e buonanotte. Buonanotte. E a questo punto passiamo la linea a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Massimo, dopo quello che è successo a Rosario, chiedo a te: che cosa sta accadendo? Sì, ecco, grazie Antonella. Prendiamo la linea nuovamente da Venezia per darvi un aggiornamento. Praticamente
c'è stato un forte temporale, spero che mi sentite perché mi è venuta fuori una... Noi ti sentiamo e ti vediamo Massimo, eh? Ah, perfetto, allora, dunque, stavo dicendo che c'è in corso un forte temporale sulla marca trevigiana. Inizialmente circa un'ora fa si stava abbattendo su Pordenone e provincia, e dunque qui a Venezia c'è un po' di vento, si sentono dei tuoni in lontananza, speriamo bene perché con questi caldi non si sa mai poi che cosa può succedere. Ho altre notizie, di cui una che ci è arrivata poco fa, dunque solo un attimo perché stanno arrivando proprio, ecco, dunque apprendiamo che un pullman con a bordo una comitiva di giovani gitanti è finito in un burrone mentre percorreva una strada in discesa che conduce praticamente da Piancavallo ad Aviano, siamo in provincia di Pordenone. Sul posto sono subito recati i vigili del fuoco e personale del 118 di Pordenone. In un primo bilancio, dunque, all'ospedale di Pordenone si trovano 11 bambini e un adulto che è autista del pullman. Comunque la notizia positiva assolutamente che emerge è la seguente: nessuno di questi è in pericolo di vita. L'adulto ha riportato un forte trauma toracico, però ripeto, nessuno è in pericolo di vita. Cosa è successo? Sembra, ma è tutto poi da accertare, che sia stato un problema ai freni. Veniamo ad altre notizie. Dunque, Bari, un bambino di 8 anni è annegato in una piscina di una masseria in Contrada Monte Paolo a Paolo del Colle, provincia di Bari. Inutile il trasporto all'ospedale a Bari e i tentativi di rianimarlo. Il piccolo è morto per arresto cardiocircolatorio. Indagini dei carabinieri per ricostruire l'accaduto. Non si esclude che il bambino possa aver avuto un malore mentre nuotava. Da accertamenti pare che la struttura privata sia dotata di un servizio di salvataggio. L'autorità giudiziaria non ha disposto il sequestro della piscina. Ci spostiamo a Palermo, 10 persone agli arresti domiciliari e 7 con obbligo di dimora, è il risultato dell'operazione Overall che ha portato a sgominare una banda specializzata in furti di materiale high-tech in Sicilia. All'operazione hanno partecipato Polizia e Carabinieri di Cefalù. Le indagini, coordinate dalla Procura di Termini, Imerese, e avviate nel 2014, hanno accertato una serie di furti, almeno 21, tra Palermo, Messina e Trapani, per circa 300.000 euro di merce, tra cui tablet. Sventati altri furti. Per quanto riguarda le news è tutto, vi ricordo la notizia in corso, ci sono forti temporali nel nord del Veneto e Friuli Venezia Giulia, provincia di Pordenone, e poi la notizia di questo autobus che si è rovesciato mentre scendeva da Piancavallo, comunque ci sono alcuni feriti ma comunque nessuno è in pericolo di vita. L'altra news che è sempre in corso, che ci è arrivata poche ore fa, c'è stato un altro naufragio, si parla di 40 morti al largo della Libia. 23-27 è tutto da Venezia. Bene, grazie Massimo Bonella, direttore di Pianeta Oggi TV. Sono le 23:27, credo che ormai sia giunta l'ora di chiudere questa puntata straordinaria di Osservatorio Antimafia. Ricordiamo l'appuntamento ai nostri ascoltatori per settembre, per il 2 settembre, sempre alle 22 su Radio Saiuz. Grazie a Rosario Moreno per la regia di questa sera, devo dire un po' difficoltosa le condizioni meteo, e auguriamo a tutti voi ascoltatori naturalmente buonanotte. Buonanotte. Buonanotte a tutti e andiamo con la sigla.